Parliamo degli effetti del coronavirus sulla economia, in modo particolare sul turismo. E quindi ho al mio fianco la dottoressa Irene Lamanna, che è titolare del B&B Albergo Lamanna, nonché presidente dell'associazione Taranto Turismo. Beh, non voglio, come si suol dire, mettere il dito nella piaga, ma certamente per il presente turistico, ma soprattutto per l'imminente futuro, e l'estate si avvicina fortemente, non sappiamo cosa succederà. Può darsi che quest'anno alla voce turismo troveremo non pervenuto. No, questo è assolutamente certo. Noi siamo già quasi ad aprile, insomma, siamo entrati nella primavera inoltrata e chiaramente non c'è assolutamente cenno dell'estate. Diciamo che il turismo è un settore molto particolare. E soprattutto è il settore che maggiormente rispetto a tutti gli altri ha avuto lo schiaffo più importante, insomma, da questa situazione. Diciamo che il picco in Italia io qui ho preso delle note proprio perché sto studiando in questi giorni quella che sarà l'onda di discesa e forse poi chissà di risalita del turismo. Quindi secondo quello che insomma, secondo i numeri che ci danno insomma dalle fonti nazionali, il picco in Italia si raggiungerà intorno al 26 marzo con un calo progressivo nei 15-20 giorni successivi. Quindi diciamo che intorno al 15 aprile dovrebbe rientrare l'emergenza. Non considerando un eventuale contagio di ritorno, che potrebbe comunque esserci. Quindi diciamo che praticamente la crisi, lo stop, il silenzio assoluto si terrà indicativamente fino al 10-20 di maggio. Quindi per il turismo estivo diciamo che siamo ben lontani. Io anche perché, però, io non sono un tecnico della materia, però ho detto chissà che magari da luglio la macchina turistica riprende a muoversi, magari non sarà, ovviamente non potrà essere, sarebbe una follia, una cosa assurda che le cose fossero come gli altri anni, però magari ecco il turista che incomincia a muoversi un po'. Evadere, visto che è stato tanti mesi in casa. Beh Luigi, allora se noi consideriamo che parte degli italiani sarà messo in cassa integrazione, altra parte degli italiani probabilmente rientrerà al lavoro e quindi probabilmente le ferie di luglio e agosto verranno saltate. Ma Conte non aveva detto che nessuno perderà il lavoro? Bisogna vedere quante imprese riescono a rimanere aperte e di conseguenza insomma tanti altri rientreranno al lavoro, quindi le ferie di agosto e di luglio chiaramente verranno annullate, non fosse altro che siccome purtroppo la lentezza della ufficializzazione dei decreti è talmente lenta che anche il mandare in cassa integrazione i dipendenti successivo al decreto e molti dipendenti stanno sfruttando le ferie estive per poter rimanere a casa oggi. Viene un dubbio atroce, questi famosi 600 euro per le partite IVA, ancora non si ha una modulistica, non si ha nulla. Quando arriveranno, e se arriveranno, passerà un mese, due se non di più. Nel frattempo, domando al Premier Conte, in questi due mesi le partite IVA dove vanno a mangiare a casa sua? Visto che aveva detto che questi soldi servono per mangiare, cosa faranno? Le partite IVA per due mesi staranno a digiuno e poi nei due mesi successivi mangeranno mezzo chilo di pasta?
Sì, infatti è tutto il contrario di tutto quello che ha affermato il Premier Conte, ma rientrando nel cosiddetto Premier. Il cosiddetto Premier, ma rientrando nella argomentazione turistica, dicevamo che quindi intorno al 10-20 maggio probabilmente si uscirà da quella che è diciamo il blocco, la crisi totale, il fermo totale, e la ripresa economica, la progressiva ripresa dell'attività economica richiederà almeno altri 30 giorni o se non anche 90-120, proprio per i motivi che ci siamo detti appunto prima, perché comunque c'è tanta gente che rientrerà al lavoro perché ha finito le ferie e non le potrà fare a luglio-agosto, tanti altri che perderanno il lavoro e tanti altri che purtroppo, essendo in cassa integrazione, non hanno quella capacità economica di spendere per poter fare delle vacanze. Ma non solo, ci sarà ancora tantissima altra gente, magari parenti di tutti coloro che purtroppo sono venuti a mancare a causa di questo Covid-19, che avranno chiaramente il terrore di viaggiare, nel timore di potersi, la psicosi, nel timore di dover insomma contagiarsi viaggiando. Penso, Irene, al nostro mare, al mare di Taranto, penso alla tua bella struttura. Un'estate senza turisti è come un giorno d'estate senza sole. Diciamo che sì, è così. Bisogna, sarà necessario per noi imprenditori, perché chiaramente non avremo il sostegno del governo, né tantomeno dell'Europa, che ha promesso fondi dei quali ancora non ne abbiamo visto neanche la firma. Se dovessero prendere la stessa strada delle mascherine, probabilmente non li vedremo mai. E quindi sì, sicuramente sarà un'estate nera, neanche bianca, sarà un'estate nera, sì. Un'estate in cui forse, come abbiamo già avuto modo di riflettere, di dire nella precedente intervista, l'Italia deve guardarsi intorno, perché deve pensare che sta ricevendo aiuti dalla Cina, da Cuba, dalla Russia, e abbiamo visto i vari organismi europei, i vari paesi europei che hanno fatto di tutto per mettere il bastone tra le ruote a noi italiani. A questo punto Italia exit, usciamo dall'Europa. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, anche perché i servizi turistici internazionali è impensabile una ripresa prima dei 6 mesi. Questo significa che il turismo comincerà a rivedere la luce presumibilmente nel 2021, ma ricordiamoci che cambierà il nostro modo di vivere. Ci stanno iniziando nell'occasione di questa pandemia all'uso del digitale, quindi dello smart working, della scuola da casa, sempre in smart, quindi diciamo che cambierà proprio il modo di vivere, di viaggiare. Ovviamente tutto collegato alla necessità di diminuire l'inquinamento mondiale. Quindi diciamo che da questa pandemia impareremo che per diminuire l'inquinamento mondiale è stata necessaria una pandemia che ci insegnerà a lavorare in un mondo digitale che probabilmente era già pronto da tempo ma non riusciva a decollare, e che in questi 90-120 giorni lavorativi sicuramente abituerà parte degli italiani e parte del mondo, l'altra parte del mondo, a lavorare in questo modo. Questo cosa significa? Che ovviamente il segmento del settore turismo business subirà un notevole decremento, e pertanto molte strutture alberghiere e città che fondano il loro business, il loro turismo proprio sul business, subiranno una grave perdita. Diciamo che cambieranno le abitudini, cambierà tutto. La vera sciagura sarebbe se rimanesse Conte, se non cambiasse Conte. Io non penso che Conte abbia lunga vita, anche perché onestamente... Ma è abbastanza camaleontico, sa come... Sì, è un voltabandiera, appunto, questo sicuramente... Il voltabandiera in genere riescono a... Diciamo è un Vincenzo Monti, ecco. di molti anni fa, però...
però io penso che dopo che si è staccata dalla zattera dell'Europa l'Inghilterra, è possibile che segua l'Italia, poi la Spagna e poi chissà. C'è una storia, c'è un'espressione che dice: alla fine poi le regine tornano sui troni e i pagliacci tornano, e i clown tornano al circo. Forse è anche il caso che Rocco Casalino torni al Grande Fratello, altro che portavoce del Premier. Beh, assolutamente, questa è veramente... riusciamo noi italiani ad essere sempre i numero uno in ogni situazione, però talvolta è vero, riusciamo a far ridere il mondo, e questo ne è un esempio. Concludiamo così questa nostra chiacchierata, e lo abbiamo fatto anche col sorriso, con una certa ironia, perché il momento è pesantissimo. Assolutamente. E magari così anche una battuta può così darci un barlume di serenità e, per quel che si può dire, di spensieratezza.